Al via nelle scuole i test rapidi, partono in 15 istituti della nostra provincia i tamponi antigenici per monitorare l'eventuale diffusione del virus. Nuovo reparto Covid, c'è il nodo dell'antisismica, il futuro dello spazio recuperato al campo di Marte dipende dalla possibilità di effettuare i lavori al padiglione A. Neve a volontà, ma gli impianti rimangono chiusi. A Careggine e al Casone di Profecchia è tutto pronto, ma la riapertura delle piste da sci sembra allontanarsi. Lo strano caso di Givi Borgo agli Agnese. La difficoltà a trovare campi disponibili in zona ha costretto i dirigenti del Givi Borgo a rifugiarsi su Monte Murlo, che però dista pochi chilometri da Agliana. Bentrovati a questa edizione del TG Noi, l'avete sentito anche dai nostri titoli di apertura. In primo piano la campagna di screening negli istituti scolastici della nostra provincia partirà il prossimo venerdì. Tutti i dettagli nel servizio. Prende il via questo venerdì 15 gennaio la campagna di monitoraggio delle infezioni da Covid-19 in 61 istituti scolastici superiori dell'area toscana nord-ovest. L'operazione, rinominata dalla ASL Scuole Sicure, prevede l'esecuzione agli studenti di tamponi antigenici rapidi. L'obiettivo è ridurre al minimo le interruzioni nell'istruzione ragazzi, visionando in maniera costante l'eventuale diffusione del coronavirus. 15 le scuole superiori coinvolte nella provincia di Lucca. In ogni istituto scelto per questa campagna saranno coinvolti 5 alunni per ogni classe della sezione individuata per il monitoraggio, quindi 25 studenti per ogni indirizzo di studio, per un numero complessivo di 1.525 test a settimana. Si parte dunque, secondo la ASL, da questa settimana fino al 10 giugno, ovvero fino alla fine dell'anno. Soddisfatta dell'inizio della campagna, Donatella Borriposi, provveditore agli studi di Lucca e Massa Carrara, intervenuta martedì sera in diretta su Noi TV a Carpe Diem, che frena però sui tempi annunciati dalla ASL. È un processo complesso perché le scuole hanno bisogno di organizzarsi, perché non sono cose che si improvvisano nel giro di pochi giorni. Le scuole hanno necessità soprattutto di dare una informazione puntuale e corretta alle famiglie, perché qui avremo bisogno davvero della loro collaborazione. Quindi stiamo vedendo di partire con una scuola pilota, intanto per capire, per sperimentare quelle che possono essere le prime criticità. Allora, la scuola la stiamo ancora individuando, però si sono già rese disponibili due scuole della nostra provincia, quindi due istituti superiori, però chiaramente devono fare i corretti passaggi, quindi acquisire anche delibere da parte degli organi collegiali. Andiamo a vedere nel dettaglio i dati relativi ai nuovi contagi in Toscana. Sono 507 nelle ultime 24 ore, 878 i pazienti ricoverati, 32 in meno rispetto a ieri, 140 pazienti sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri. Si registrano anche 11 decessi, 4 dei quali nella nostra provincia di Lucca, tra questi anche una donna di 51 anni della Versilia. Veniamo al dettaglio della provincia, i nuovi contagiati sono 44, 19 casi fanno riferimento alla Piana di Lucca, 4 ad Altopascio, 5 a Capannori, 8 a Lucca, 2 a Porcari, 8 casi in Valle del Serchio, 1 a Bagni di Lucca, 1 a Borgamozzano, 1 a Carporgiano, 2 a Coreglia Antelminelli, 1 a Minucciano, 2 a Molazzana, 17 casi infine in Versilia, 3 a Camaiore, 4 a Massarosa, 1 a Pietrasanta, 1 a Seravezza, 8 casi a Viareggio. E sul futuro del reparto Covid ricavato nell'ospedale Campo di Marte c'è da fare il punto, si farà appunto superata l'emergenza per vedere se saranno possibili dei lavori nel padiglione A. Sentiamo Egidio Conca. Il futuro del padiglione A del Campo di Marte, quello che ospita il nuovo reparto Covid da 150 posti letto, passa attraverso i lavori antisismici. Lo ha spiegato chiaramente il direttore del distretto Piana di Lucca della ASL, Luigi Rossi, intervenendo su Noi TV al programma Noi Regione. Il governatore della Toscana Giani ha detto chiaramente che, dato che è stato fatto un investimento rilevante, 2 milioni di euro, questo spazio recuperato non sarà smantellato alla fine dell'emergenza. Ma c'è il nodo dell'antisismica. L'edificio sotto questo aspetto non è a norma.
Adesso il padiglione è aperto perché, data la situazione di emergenza, c'è una deroga. Ma passata, speriamo il prima possibile, la pandemia, i lavori dovranno essere fatti e non saranno lavori da poco. E a seconda di quello che si potrà fare, sarà decisa la destinazione definitiva di questo spazio. La prima scelta sarebbe quella di trasformarlo in un vero e proprio reparto ospedaliero. Se no, si profilano altre due alternative. È ovvio che se si potrà mantenere una forma di reparto, avrà delle caratteristiche. Se dovremo invece diminuire il livello, la cosa potrà essere una riorganizzazione in forma di cure intermedie e riorganizzando quindi a quel punto tutta l'area di Campo di Marte in maniera diversa. Potrebbe essere, per ultima analisi, che la spesa sia talmente enorme che non convenga metterci mano e che rimanga come una struttura in una stand-by solo per le emergenze. Le analisi sui lavori da eseguire all'edificio per renderlo a norma dovrebbero terminare entro la fine di gennaio. Poi dovrà essere presa una decisione. Cambiamo pagina, c'è neve a volontà, ma gli impianti sciistici resteranno chiusi fino a tutto il mese perlomeno di gennaio. Sentiamo Luca Galeotti. Per la passione, la professionalità e la caparbietà che ci stanno mettendo, sembrerebbe che l'apertura degli impianti da sci sia possibile già da domani. Invece, il nuovo DPCM alle porte, purtroppo, sembra allontanare di nuovo questo giorno tanto atteso da molti, non solo dai gestori, ma anche dagli appassionati della montagna. Sì, è proprio quella montagna vestita a festa da giorni dalle eccezionali nevicate che è pronta a ripartire non appena sarà possibile. Al casone di Profecchia, grazie al lavoro dei vigili del fuoco di Forlì intervenuti per l'emergenza in Garfagnana, si è ripulito il piazzale da metri di neve, creando di nuovo un parcheggio e gli impianti sono pronti. Le piste sono battute, addirittura grazie anche ai vigili del fuoco abbiamo aperto anche il parcheggio, quindi aspettiamo solo che ci diano il via libera. A Careggine Domenico Franchi ogni giorno prepara le piste pronte per essere vissute e il rammarico di non poterle usare è davvero tanto. Dobbiamo sottostare a queste imposizioni, però sono gravi perché probabilmente sarà molto difficile, anche se apriranno a febbraio, recuperare le spese fatte e poi soprattutto, ecco, poter offrire alla gente, agli sciatori, un innevamento così e un tipo di neve in queste condizioni non era mai capitato. Io ho 40 anni o più che lavoro in questo contesto, mai capitato una situazione del genere. Ad accompagnarci a visitare i nuovi impianti di Careggine anche il consigliere regionale Mario Puppa, che a Careggine ha fatto il sindaco per 15 anni. Quest'anno la stagione sarebbe stata una stagione eccezionale per le copiose nevicate. Questi impianti sarebbero stati pieni di gente, di amanti della montagna, amanti dello sci. Il settore è in ginocchio, ma non solo quello, perché la ricaduta è stata una ricaduta negativa proprio su tutto il territorio, albergatori, ristoratori. Noi ce la metteremo tutti per farli ripartire nel più breve tempo possibile. La data auspicata per la riapertura sarebbe stata il 18 gennaio, ma ormai si parla già del 1° di febbraio. Beh, la neve c'è e gli impianti sono pronti. Manca quindi solo il via libera del governo e la speranza è che arrivi presto. Rigenerazione urbana come progetto di rinnovamento culturale, questo è il titolo di un convegno organizzato dalla Regione Toscana che accende la polemica politica. Sentiamo il servizio. Si terrà il prossimo venerdì 15 gennaio presso la Chiesa di San Francesco il convegno Rigenerazione urbana come progetto di rinnovamento culturale, un incontro dedicato, si legge nel programma, ad illustrare le politiche, gli strumenti e le iniziative del piano di governo regionale in materia di governo del territorio. La giornata è organizzata dalla Regione Toscana e vede l'intervento tra gli altri relatori del sindaco Tambellini, del presidente della provincia Menesini, del governatore Giani e dell'assessore regionale Baccelli, del senatore Marcucci e di Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Tanto basta per scatenare le critiche del senatore Massimo Mallegni, Forza Italia, che in un comunicato stampa definisce il convegno come una riunione tra coloro che gestiscono il prestigio e il potere e accusa il PD di voler mettere le mani sulla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Immediata la presa di distanza della Fondazione Bancaria, che ha ricordato come da sempre il proprio operato sia estraneo ad ogni coinvolgimento di tipo politico o di parte, rapportandosi esclusivamente ai corretti livelli istituzionali.
Dura la replica anche dell'assessore Baccelli, che ha sottolineato come il convegno sia solo un primo momento istituzionale di proposta e confronto sul tema e non tanto e non solo della riqualificazione urbana a Lucca, ma dell'intero paese Italia. A spostare nuovamente il focus dentro le mura è il coordinamento Salviamo la Manifattura, che in una propria nota critica l'appuntamento in San Francesco, definito come una ennesima passerella e una mancata occasione per aprire al confronto con la città. E continuiamo a parlare della riqualificazione dell'ex manifattura. Le associazioni Lega Ambiente e Rete dei Comitati per la Difesa del Territorio in Toscana hanno indirizzato al MIBACT una nota formale per chiedere che venga respinta la richiesta avanzata dal Comune di Lucca di realizzare insediamenti residenziali, appartamenti, negli edifici della ex manifattura Tabacchi. Le associazioni ambientaliste hanno infatti rilevato nella proposta COIMA Fondazione Cassa di Risparmio, riguardante la parte sud dell'ex manifattura, alcune criticità. In particolare, Legambiente punta il dito contro la poca attenzione alle implicazioni storico-culturali dell'area, tuttora considerata come monumento. Cambiamo pagina, ci spostiamo a Viareggio perché è stata una giornata di presidi nelle stazioni per esprimere solidarietà ai familiari delle vittime del 29 giugno. Un pomeriggio di presidi nelle stazioni della Versilia, ma anche a Lucca, Massa e Pisa, per esprimere solidarietà ai familiari delle vittime del 29 giugno, dopo la sentenza della Corte di Cassazione di venerdì scorso sulla strage di Viareggio. Iniziative organizzate dal sindacato USB Asia per difendere i lavoratori delle ferrovie che da sempre si battono per la sicurezza. Troviamo vergognoso, scrive il sindacato, l'annullamento dell'aggravante della violazione sulle norme per la sicurezza sul lavoro associata al reato di omicidio colposo plurimo. È sempre più palese, aggiunge USB, che viviamo in un paese dove i lavoratori non sono tutelati. L'ultima vittima sul lavoro in ferrovia risale solo a pochi giorni prima della sentenza di Viareggio ed è un operaio di 55 anni morto a Iesi sui binari. Con questa nostra azione, proseguono i sindacalisti, ripetuta in varie stazioni ferroviarie, vogliamo ribadire il nostro impegno per rilanciare la lotta per l'introduzione nel codice penale del reato di omicidio sul lavoro. Una battaglia che nel primo pomeriggio di lunedì aveva portato ancora l'Unione Sindacale di base a protestare fuori dal palazzo del Consiglio Superiore della Magistratura a Roma. La mobilitazione del mondo sindacale dopo la sentenza della Suprema Corte non si ferma qui. Per venerdì 15 gennaio la CGIL di Lucca ha proclamato 2 ore di sciopero generale provinciale. Sempre venerdì, dalle 16 alle 18, ci sarà fuori dalla Prefettura di Firenze un presidio organizzato da Assemblea 29 giugno. Mentre su change.org è stata lanciata una petizione per chiedere al presidente Mattarella addirittura di annullare la sentenza, un potere che non è previsto tuttavia dalla Costituzione italiana. Il sindaco di Monte Carlo, Federico Carrara, sarà ospite della prossima puntata di Dido in onda venerdì 15 gennaio alle ore 21 su Noi TV. Per domande o commenti inviare un sms o un messaggio WhatsApp al numero 360 10 38 330. Alla Camera di Commercio di Lucca, Giorgio Bartoli è stato nominato commissario straordinario. Sentiamo Egidio Conca. L'imprenditore Giorgio Bartoli è stato nominato commissario straordinario della Camera di Commercio di Lucca dal ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli per traghettare Corte Campana verso il nuovo ente che nascerà dalla fusione con le Camere di Commercio di Pisa e di Massa Carrara. Bartoli, presidente della Camera di Commercio di Lucca dal 2014, lo scorso settembre aveva dovuto lasciare l'incarico a seguito del decreto agosto che prevedeva la decadenza degli organi e il successivo commissariamento degli enti camerali non ancora accorpati. Con questa nomina la Camera di Commercio torna ad essere completamente operativa. La figura del commissario infatti opererà con i poteri del Presidente, ma anche in sostituzione della Giunta e del Consiglio, fino all'avvenuto accorpamento con le Camere di Commercio di Pisa e Massa Carrara e alla designazione degli organi della nuova Camera della Toscana Nord-Ovest. Desidero ringraziare il ministro Patuanelli per la fiducia che mi ha accordato e in questa nuova veste, ha sottolineato Bartoli, proseguirò il mio impegno a portare avanti gli obiettivi e le linee strategiche che il Consiglio aveva delineato nel programma pluriennale. Ci fermiamo adesso qualche istante e poi torniamo con la nostra pagina sportiva.